Assessore Paolucci, da settimane ormai anche l'Abruzzo è immerso in preda al gran caldo, pronto soccorso dell'ospedale di Pescara, ma non solo quello del Santo Spirito, presi letteralmente d'assalto dai pazienti, dai degenti. Come stanno reagendo gli ospedali abruzzesi? Allora, complessivamente gli ospedali abruzzesi non mi sembra siano assorti a cronache nazionali di qualsiasi tipo di grave disservizio che meriti, quindi da questo punto di vista non voglio tanto, diciamo, ragionare su questo, ma quanto al contrario sul fatto che mi attendo che le ASL gestiscano la rete assistenziale dei pronti soccorso nei 15 giorni poi prevalenti, in cui ci sono una serie di problemi legati sia al caldo e sia evidentemente anche ai diversi ambulatori chiusi anche per ferie, in modo più adeguato. Hanno gli accordi da dover sottoscrivere con i medici di medicina generale, le AFT, le UCCP, hanno quegli ambulatori che possono mettere in campo libera discrezionalità sulle guardie turistiche. Mi aspetto che i ricoveri cosiddetti impropri, cioè i codici verdi e i codici bianchi, non vadano a sovraffollare in un momento così caldo il pronto soccorso. Da questo punto di vista sono le ASL, ovvero chi gestisce, che deve far fronte, perché sa che ogni anno dal 10 al 20 di agosto può accadere questo. Al pronto soccorso dell'ospedale di Pescara negli ultimi giorni ci sono stati però problemi con un'affluenza record di pazienti. Sì, mi pare che il primario abbia fatto anche appello dicendo che per i ricoveri che noi chiamiamo tecnicamente impropri, ma che sono, come dicevo, quei codici bianchi e verdi che vanno lì a fare una lunga fila, tutto sommato inutilmente, di poter gestire le situazioni di più sulla medicina territoriale.